Dostoevsky, no. Turgenev, no. Tolstoi, no. Lermontov, ma no, naturalmente. Lermontov, che fesseria. Stendhal, no. Flaubert, no. Voltaire, naturalmente. È praticamente impossibile credere che uno scrittore russo abbia potuto scrivere questa frase. Praticamente impossibile. Io ero assolutamente convinto che si trattasse di uno scrittore russo. Francese, naturalmente. Voltaire, naturalmente. Paura delle donne. Tu ne hai sempre sofferto. Oh, ti sei sempre fatto delle speranze, ma l'ideale non arriva mai. Non esiste. Sono io che ho pagato l'annuncio mortuario, senza dire niente a nessuno. Non so se te ne sei accorto. Con questo freddo avrei potuto tenermi il cappotto. Trasferirmi, ho pensato. No. Sarebbe una fesseria lasciare questo appartamento così piacevole, dove con quattro passi nel parco arrivo dal fruttivendolo, dalla lattaia. È importante. Lo si sottovaluta quando si è giovani. Di mattina presto un paio di pagine dell'IAR davanti alla finestra, camminando su e giù. Camminando rimane impresso meglio. Oh. Con Minetti, il grande attore. Minetti, sì. A Berlino, nel 72, pensione Cicicov. Ti ricordi? Sul Kurfürstendamm, dove mi svegliai la mattina presto e c'era gente della mia stanza che stava comprando tutto il mobilio. 3 marchi, disse la proprietaria, e mostrò la poltrona. 18 marchi, e indicò il mio letto. Quelli avevano preso nota di tutto e se ne andarono. Io credevo di aver sognato. No, non avevo sognato. Curioso. Sentivo già dei dolori alle gambe. I primi sintomi. I primi sintomi di cosa? Della storia con i miei reni. Sì. Improvvisamente l'idea di lasciar perdere, mollare. America Latina era la parola d'ordine, ma i regimi militari mi ripugnavano. Oh, in altri paesi, in altre parti del mondo, no, non può che danneggiarti, distruggerti. A Roma io mi sarei separato da Matilde, ma la cosa era impossibile. La bambina si era legata a me, un legame spirituale, senza ombra di calcolo, credo. Prima l'interesse artistico, poi quello filosofico. In un certo senso, la nostra fine è di tipo filosofico. Un processo patologico, anche. Ah, naturalmente un processo patologico.
grandi stanze per poter camminare ore e ore, prima in una direzione, poi nell'altra. Procedere con tattica, con disinvoltura, su tutto ciò che è spirito, ma anche su tutto ciò che è esteriorità. Non interessarsi minimamente del resto del mondo, dell'universo, diciamo così. Reggere tutto solo col pensiero e distruggere, polverizzare. Messo in ordine le lettere in latino, le ziosaggini le ho sempre odiate. Allora, niente di Matilde finirà all'asta? No, per il momento no. Probabilmente mai. Ah, se faccio fare l'asta mi rimane l'appartamento vuoto. Almeno così abbiamo ancora il profumo di quegli anni felici. Essere cremata? Non l'ha voluto. Oh, finanziariamente stiamo al sicuro, se tu fai quello che ti dico io senza prendere iniziative a mia insaputa. Ma com'è confortevole qui? Molto più confortevole che da me. Boh, del resto io ho sempre voluto avere la casa più o meno senza conforto. Che strana inclinazione la mia. Deve avere a che fare col fatto che io mi sia intestardito con le grandi figure dello spirito. Minetti! Potrei farlo con te. Una specie di viaggio di lutto, in memoria di Matilde. Firenze, Pisa, magari anche Roma, Piazza di Spagna. Poi però, ad ogni costo, subito da Hassler. Se riusciamo a trovare un buon posto per Maggi, sarà difficile. Messo in ordine tutte le fotografie, colleghi, per due giorni non sono uscito, pensato a nostra sorella, dovuta morire così giovane, comprare dei libri, manca la voglia di leggere, e del resto che si può fare? Andare in Svizzera? Quando i giorni saranno di nuovo più lunghi, il mal di schiena non è escluso. Sognato, sproporzionatamente a lungo. Camminavo sanissimo, no, per la città. Nessun tipo di male. No. Incontro molta gente di tanto tempo fa che non ho più rivisto da anni. Ho sempre